Potens Deus, nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Riareggi un po'. Padre Eterno, Padre Eterno, sto 14 di giugno, gira l'occhio da sta parte, fa che oggi Bonaparte a Marengo sbatta il grugno. Padre Eterno che dal cielo guardi a noi che stiamo sotto, fa in maniera che a Marengo Bonaparte faccia il botto. Padre Eterno, chi ce può guardare le spalle? Io non so sparare il cannone, quando fischiano le palle, tutt'al più per ripararle, posso dire qualche orazione. Un'ave, un padre, un gloria, può far cambiare la storia. Che ne dici? Chitta ci acconsente. Un'ave, un padre, un gloria, fa cambiare la storia. Ma che sta di? Sarà embriaco. Su, figli miei, su, da bravi. Un'ave, un padre, un gloria, fa cambiare la storia. Fammolo contento. Damo io giù. Un'ave, un padre, un gloria, fa cambiare la storia. Che me ci vuoi per far cantare sti frati? Certo che se il Padre Eterno li sente, vuol dire proprio che non esiste. O che partenza amara, nina mia cara, nina mia bella. Oh, arriva il corriere. Andiamo a sentire. È il corriere militare. Un messaggio dal campo di Marengo. Povero figlio di madre. E
Eminenza, lasciate perdere da pregare, non serve più. Ma che è successo? Da fette austriache corrono per tutte le capitali d'Europa a Bria abbandonata. Un ussaro è arrivato a Porta Salaria, gli è schioppato il cavallo sotto e c'è morto un braccio. Ma che? Avevo vinto? No, perite. È una chiacchiera. Marengo è stata la tomba degli francesi. Santa Romana Chiesa, la Sarma. Il cardinale! Oh, Bonaparte a Berto, così sempre arrabbiate petto Santa Madre Chiesa! Padre Eterno, sei rassicurato! Non stavamo manco al gloria che ci hai dato la vittoria. È bastata una guardata da sta parte, hai fregato Bonaparte! Che è successo? Ha guardato da sta parte! E ha fottuto Bonaparte! Belli, state ma senti, non li strascicate tanto, sti gloria padre. Se li tenete in tantinello stretti, ce ne capano di più. Tu? Un ave, un padre, un gloria, non fa cambiare la storia. Bravi, così va meglio, però senza che strillate tanto, che il Signore non è mica sordo. Adesso potete anche sedere e pregare sottovoce. Io purtroppo come governatore di Roma c'ho da far più che chi muore di notte. Ma voi che non ci avete da fare niente, beati voi, pregate, ma pregate forte, che oggi è giornata buona per le preghiere. Pregate e giubilate, arrivate a messa a fare. Capito? E che Dio vi benedica, pure a me, naturalmente. Si scavino, pacca, eccetera, eccetera. Andiamo fatto. Beh, complimenti. Ma ci sono stato io, ho fatto tutto. A lui. Perché? Padre nostro che se ne riceve.